Siamo con la coordinatrice dell'associazione Insieme per gli Altri, che devo dire già Insieme per gli Altri dice tanto, prima di addentrarci nell'incontro di oggi. E oggi si parlerà di cultura cristiana e cultura postmoderna. Intanto sta cultura che cos'è oggi? Non ti saprei dire, è tutto ciò che c'è intorno a noi, è il modo di vivere, il modo di pensare, a mio questo parere. Non so come l'affronterà Rombaldo, perché io onestamente non so in che maniera verrà vista, verrà presentata, però secondo me cultura è tutto ciò che ti è intorno, è il modo di vivere, il modo di pensare, e secondo me, a seconda della tua forma mentis, della tua come possiamo dire formazione, e allora lì la cultura prende una direzione. Se è cristiana prenderà la direzione di Cristo, se è laica prenderà un'altra direzione. Io la penso così. Non so se... Beh, questo è un incontro, che fa parte di un percorso che avete intrapreso, sì. E mi piacerebbe che ricordassimo nell'ambito di questo percorso, attraverso questo excursus, che cosa avete fatto. Praticamente noi, ve l'ho detto l'altra volta, esistiamo dal 2013 ed uno dei punti del nostro statuto, che è l'aiuto alla povertà nascosta nel silenzio, perché noi non vogliamo assolutamente sbandierare, facciamo questo, facciamo l'altro, perché non è giusto, però diamo secondo quello che è il Vangelo. Avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, Matteo, no? E un altro punto è quello dell'aiuto alle vocazioni, del sostegno alle vocazioni diocesane. Il terzo punto è formazione. Era una formazione che noi, difatti, noi li chiamiamo magari conferenze. In realtà non sono conferenze, ma sono momenti formativi, perché questi momenti noi li avevamo predisposti per noi come gruppo, perché noi siamo un gruppo ecclesiale, noi ci teniamo a crescere interiormente. Ma a questo punto, insieme al nostro assistente, che non vale lui stesso, ma perché non dare agli altri anche la possibilità di crescere? Ed ecco che dal 2013, sembra strano, ma dal 2013 un 3, 4 incontri, 5 incontri a secondo all'anno si sono susseguiti, sempre col nostro assistente, ma a volte sono venute anche persone della Caritas, del Movimento per la Vita. Abbiamo avuto padre Ibrahim, padre Yabba Rashid, che era dell'aiuto alla Chiesa che soffre, Ibrahim Rossabà, forse lo sapete, della Chiesa di Aleppo, no? E quindi ogni anno si sono, il nostro relatore, il nostro assistente che ci segue durante l'anno, e ha scelto delle tematiche, lui che sceglie queste tematiche e questo modo di rapportarci con gli altri, e quindi lui presenta, che abbiamo fatto dal Magistero della Chiesa, tante tematiche. Quest'anno abbiamo preso questo della Chiesa di Firenze, no? Del Convegno di Firenze, e quindi sono state proposte queste tematiche che vanno avanti. Alla fine avremo l'ultimo incontro, che sarà ve lo leggo, l'ultimo incontro dovrebbe essere questo di quest'anno, cultura cristiana e cultura postmoderna a confronto. Questo è quello di oggi. Accoglienza del diverso, amore per il povero come tratti dell'umanità di Cristo. E diciamo, i nostri incontri hanno una precisa direzione, quella della formazione cristiana, perché noi ci teniamo a dire che siamo un gruppo ecclesiale e ci teniamo ad andare avanti, portando avanti, diciamo, questo stendardo, perché siamo orgogliosi di questo fatto, insomma, e di testimoniare la nostra fede. E siamo contenti, perché onestamente la città risponde, la gente viene, e quindi abbiamo fatto un servizio. Servizio a chi ha bisogno e servizio a chi vuole crescere anche spiritualmente.